Buongiornissimo. Ah, siamo un treno. In teoria dovrebbe in qualche modo portarci a Oslo, cioè dobbiamo tipo cambiare, prendere dei bus, fare delle cose. Però in teoria dovremmo arrivare a Oslo per le 4 e qualcosa. Che bella che se mangia la sua bruttina. Vabbè, che dire, ci vediamo dopo, direi. Benvenuti in questo nuovo vlog. Siamo a Oslo in questo momento e siamo a casa di questo ragazzo che ci ha ospitato tramite couchsurfing. Ed eccolo qua. Hello. Hello from Norway. Nice to meet you. Ciao. Noi praticamente gli abbiamo detto come si chiama il nostro canale e adesso lui sta andando a vedere tutti i nostri video e noi siamo qua tipo così. E poi c'è un'altra ragazza polacca che però si vergogna, quindi non la inquadriamo. Niente, abbiamo bevuto vino e tequila, quindi ora nanna forse è meglio andare a dormire. And very good pie. If you want to come to Oslo and Norway and go on couchsurfing and find me, send a request. If you're cool, I will accept. Sì, poi lui è simpaticissimo, quindi sì, top, sì, ve lo raccomandiamo tantissimo. Tantissimo. We are saying that we recommend you. Quindi niente, buonanotte. Ciao. Hi guys, we are here in Oslo. Here, this is my home. Chi vi ricordo? Con questo sole che bacia i belli ma purtroppo secca le merde. Siamo a Oslo, siamo in questo parco bellissimo. E niente, come vi abbiamo già accennato ieri sera, a Oslo stiamo facendo couchsurfing. Per chi non lo sapesse, couchsurfing è questa applicazione in cui ci sono persone che semplicemente ti ospitano a casa loro gratuitamente, quindi non è come Airbnb che devi pagare. Per ora ci è andata molto bene perché sia a Copenaghen sia a Oslo abbiamo trovato due persone stupende. E niente, siamo pronte per questa giornata, sono le 9 e un quarto tipo. 38 veramente. E 38? Sì. Vabbè, come passa il tempo quando ci si diverte. Che bello questo giardinetto botanico, è bellissimo, vero? Sì, l'orto botanico di Oslo, che è situato nella zona di Tøyen, è praticamente questo posto in cui vengono mostrate tutte le evoluzioni delle diverse piante ed è un giardino tutto interamente curato con un sacco di diversi tipi di alberi, di piante. Vai, vai. Opala! In questo momento siamo a Grossholmen, che è una isoletta di fronte a Oslo. Siamo arrivati qua col battello. Facciamo un po' di foto Tumblr probabilmente. Devo testare l'acqua per capire quanto è fredda da 1 a 10. Ma è calda? Basta, io faccio il bagno. Facci rivedere ste mosse. Yeah! Adesso prendiamo il traghetto, non vedrete niente probabilmente di me in questo momento. Prendiamo il traghetto e andiamo nell'altra isola. Poi torniamo a Oslo, facciamo un giro per il centro. Ci prendiamo poi del cibo e volevamo mangiare sull'Opera House, se è possibile. Stiamo a fa? Stiamo a mangiare la piadina con la Filadelfia e il salmone dentro. Guardate che vista che c'è qua, cioè, solo noi, Stiamo andando a comprare questi prumi, non avevamo le corone. E lui ce le ha regalate perché non poteva accettare la carta. E allora ci ha detto, vabbè, ve le regalo, siete ospiti, eccetera, io.
sono arrivata qui senza l'aiuto di nessuno. 84 ore di treni. Solo per vedere il tramonto dell'Opera House di Oslo. Per domani Philadelphia e salame. E... no, quello lì l'ho conservato io a posto perché così ce lo dividevamo equamente. Ciao. Siamo ancora a casa di Eivind. Oggi andiamo via da Oslo. Questo Eivind ha ospitato così tante persone, che sono più o meno tipo quasi 700 persone. Praticamente lui ha fatto questi libroni enormi in cui si fa scrivere delle dediche e noi abbiamo scritto questa cosa qua. È stato un sacco simpatico Eivind, sì, cioè ci mi dispiace. Sono divertita un sacco. Mi dispiace andare via. Sì, anche a me. Visto, volevo rimanere qua. Esatto. Beh, la prossima volta che verremo a Oslo verremo a salutarlo. Tra poco usciamo, adesso prepariamo la valigia. E ci vediamo tra poco. Sì. In treno, tra l'altro per puro caso, praticamente cosa è successo? Non avevamo i posti a sedere, quindi abbiamo dovuto metterci qua nel coso tipo dove si mangia e c'era anche lei e abbiamo fatto amicizia e tipo io sto iniziando ad amarla veramente. Sono come Gabriel e Nora, so. Yes. È una delle persone più felici che abbia mai conosciuto in vita mia, ve lo giuro. E sono contentissima. Poi ride. Tipo adesso non sta capendo quello che stiamo dicendo, quindi sta annuendo. E ride. Battebato. Yeah, it works. We're going to Bergen. Stiamo facendo il viaggio da Oslo a Bergen, dove ci sono tutti i fiordi, le cose. E in questo momento siamo sul treno e dicono che questo treno sia uno dei più belli in assoluto. E effettivamente per ora abbiamo visto dei bellissimi paesaggi. Hello. So we met this guy. I'm from Italy. Where are you from? Yeah. Norway. Oh, okay. We really tan Norwegian. Yeah. That would be great. Okay. Have a nice day. No, we have to. Yeah, you too. Bye. 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 Ok, a questo punto, dopo essere uscite da casa di Eivind, abbiamo fatto ancora un giro per il centro di Oslo, abbiamo visto giusto due cose, abbiamo comprato due felpe bellissime. Ne approfitto per concludere qui il video. Nel frattempo vi dico che se non l'avete ancora fatto mettete un bellissimo like a questo video, commentate, ditemi cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno, condividetelo con tutti i vostri amici. Se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale e niente. Al prossimo vlog.